Buongiorno, in questa presentazione vedremo il funzionamento di ESA Pro P&I ed ESA Pro Instrumentation, i moduli ESA Pro dedicati alla progettazione degli schemi di processo e alla realizzazione dei datasheet. ESA Pro P&I è un semplice applicativo AutoCAD. Questo vuol dire che accanto all'interfaccia standard di AutoCAD con i suoi comandi tradizionali, abbiamo anche un menu personalizzato con i comandi specifici dell'applicativo. Andiamo ad aprire un file, uno schema di processo in questo caso, e vediamo che è fatto di normali entità AutoCAD, un blocco e una linea. Facendo doppio clic sul blocco vengono visualizzate le proprietà ESA Pro, quindi diametro, materiale, sigla della valvola, e se faccio doppio clic sulla linea vedo le proprietà della linea di processo, il numero, il fluido, la classe, il DN, pressioni e temperature. Andiamo adesso a dare un'occhiata all'archivio. Gestione specifiche, simboli. In questa parte di archivio abbiamo l'elenco di tutti i simboli grafici che vengono messi a disposizione dal programma. Ogni simbolo grafico è un blocco con 5 lingue di descrizione e diverse possibili rappresentazioni. Chiaramente i blocchi sono tutti personalizzabili a seconda delle necessità dell'utente. In gestione classi abbiamo un archivio con tutte le classi tubazioni che possiamo utilizzare per andare a costruire le nostre pipeline. Qui abbiamo un set di componenti e una classe di esempio, e oltre al tubo abbiamo le valvole, valvola saracinesca, sfera o valvole check. A seconda del diametro chiaramente abbiamo diverse caratteristiche, a volte sono flangiate, a volte filettate. Ora creiamo una nuova classe, una classe di linea che chiameremo Water 001. Andiamo a descrizione e andremo a caricare i nostri componenti. Doppio clic, inizieremo dal tubo e qui andiamo a specificare i diametri da utilizzare. Metteremo il diametro minimo, in questo caso il DN15, e il diametro massimo 200. Oltre a questo range di diametri non sarà possibile andare a disegnare linee. Andiamo a inserire la nostra valvola saracinesca, qui scegliamo un range di diametri che va da 80 a 200, diamo un prefisso di siglatura, questo è il nome che verrà utilizzato dalla valvola durante l'inserimento, e queste sono le caratteristiche tecniche, quindi la norma, il rating, 150 libre, quindi siamo a norma americana, la finitura, in questo caso è una finitura flangiata e quindi RF. E adesso scelgo la rappresentazione grafica del simbolo, inserisco il componente e adesso andiamo a mettere un'altra valvola, una valvola di ritegno. Anche questa è una valvola flangiata, ha le stesse caratteristiche, cambia solamente la siglatura. Per range di diametri più bassi andiamo a selezionare sempre una valvola di ritegno ma con altro tipo di finitura. Scegliamo la finitura threaded, che è quella filettata. Ok, mi manca ancora una valvola per diametri piccoli, possiamo scegliere una sfera che viene siglata come BL, quindi queste verranno numerate come BL1, BL2, BL3. Iniziamo inserendo un serbatoio. Scegliamo il blocco grafico, lo posizioniamo all'interno del disegno e digitiamo una sigla, Tank 001. Negli altri campi possiamo andare ad aggiungere altre informazioni, costruttore, modello, e possiamo attingere le informazioni direttamente da un foglio Excel che ci siamo preventivamente caricati in commessa. In questo caso possiamo gestire le apparecchiature standard. Ridimensioniamo il simbolo. Ok. E andiamo a inserire adesso una tabella che mostra i dati di questo serbatoio. La tabella dati evidenzia tutte le caratteristiche tecniche delle apparecchiature. Sono normalissime tabelle AutoCAD che possiamo andare a posizionare e ovviamente vengono aggiornate ogni volta che noi andiamo a modificare il dato di un'apparecchiatura. Ora siamo pronti a creare una nuova linea.
Nella maschera di linea possiamo digitare un nuovo numero di linea o prelevare un numero di linea già esistente in anagrafica. Alla linea diamo caratteristiche di classe, diametro, pressione e temperature. Questi dati poi finiranno nell'elenco linee finale. Disegniamo la linea partendo dal filtro e collegandoci all'aspirazione della nostra pompa. Una volta disegnata, questa linea ha un flusso e ha delle informazioni di collegamento che visualizzo sulla linea di comando. Attraverso il comando aggiungi sigla posso andare a etichettare la linea per mostrare le caratteristiche principali. Colleghiamo ora le altre linee dell'impianto. Con il continua linea andiamo a proseguire una linea già esistente e la colleghiamo alla mandata della pompa. In questo modo riutilizziamo lo stesso numero di linea. Ora generiamo una linea per collegare il serbatoio alla linea 9700. Il bocchello viene generato automaticamente. Andiamo adesso a disegnare l'ultima linea, una linea di refill che porterà l'acqua al serbatoio. Specifichiamo la nostra classe, diametro. Disegniamo la linea. Chiaramente questa linea ha un flusso che all'occorrenza può anche essere invertito. Qui manteniamo il flusso di default. Lo schema a questo punto è terminato. Il comando modifica rete consente di dare gli ultimi ritocchi estetici per allineare la posizione delle linee e dei componenti. Andiamo ora a siglare le linee attraverso il comando sigla linea. Con questo comando andiamo a piazzare delle etichette liberamente configurabili dall'utente. Aggiungiamo una riduzione e con doppio clic andiamo a modificare il diametro a valle, da 2 pollici a 1 pollice. Andiamo ora ad inserire le valvole. Seleziono la linea. Il disapproprio in die mi fa vedere solamente le valvole compatibili con quella classe e quel diametro. Scegliamo la saracinesca, la valvola taglia automaticamente la linea e si orienta prendendo le caratteristiche della classe. Vediamo che è una valvola frangiata o tasca saldare a seconda del diametro. Questa è la valvola frangiata perché questo è stato scelto in classe e qui invece abbiamo la valvola tasca saldare. Andiamo ora ad inserire una valvola sulla linea di ingresso acqua al serbatoio. In questo caso andiamo a inserire una sfera perché per questo diametro è prevista anche questa possibilità. È una sfera filettata, noi andiamo adesso a inserire una riduzione. Ci aggiustiamo leggermente lo schema usando sempre il comando modifica rete. E adesso andiamo a fare una modifica sul diametro della linea di ingresso. Da un pollice lo portiamo a 2. La valvola viene aggiornata automaticamente. Sempre nella stessa classe era prevista la versione flangiata, quindi il simbolo è stato aggiornato. Se forzo un diametro a 4, vedo che il sistema mi evidenzia un'incongruenza perché questa valvola non è più presente in classe. Andrà quindi sostituita. Cancello la vecchia valvola e inserisco una valvola compatibile. Con il comando numera componenti è possibile assegnare ad ogni oggetto dello schema un tag univoco, che è la somma del prefisso già definito in classe con un numero progressivo che può essere di 2 o 3 digit. Una volta taggati i componenti è possibile andarli a ricercare con il comando trova. Si seleziona un tag e il componente viene evidenziato. Allo stesso modo è possibile andare a ricercare una linea selezionando un numero. Con il comando genera tabelle è possibile generare delle tabelle AutoCAD all'interno del disegno che riportano i dati dello schema. Un elenco linee, un elenco valvole, in questo caso abbiamo un elenco con le quantità delle valvole presenti sullo schema,
e una tabella analitica con la lista di tutti gli item, con le varie caratteristiche e l'ubicazione. Questi elenchi sono personalizzabili da parte dell'utente. Abbiamo anche un elenco speciale che è la leggenda simboli. Attraverso la finestra opzioni di progetto è possibile decidere quante lingue visualizzare nelle distinte. È possibile fare una distinta utilizzando una o due lingue tra le 5 disponibili nel sistema. Veniamo ora alla parte relativa alla strumentazione. Andremo a creare un loop di controllo livello sul serbatoio. Qui abbiamo diverse modalità di inserimento strumenti, quelli connessi all'apparecchiatura oppure strumenti discreti. Scegliamo uno strumento connesso. Questo mi genera un tubing con un suo diametro e una sua classe. Piazzo lo strumento e vado a indicare un numero di loop, in questo caso 0,20. Seleziono la funzione dello strumento, è un indicatore di livello con trasmettitore. L'ubicazione viene presa automaticamente e qui vado a indicare i dati caratteristici fisici del mio strumento. Posso anche in questo caso utilizzare la funzione incolla dati per attingere da un'anagrafica che contiene i miei strumenti standard, che eventualmente può anche essere integrata. Qui abbiamo anche dati tecnici molto utili per la progettazione elettrica. Continuo il mio loop inserendo uno strumento discreto, un DCS in questo caso, che riceverà segnale elettrico a 420 mA da LIT. Condivide lo stesso loop, quindi lo stesso numero. La funzione in questo caso è di conversione, convertitore livello, e l'ubicazione, essendo discreto, chiaramente va indicata manualmente dall'utente. È ubicato su TK001. Colleghiamo a questo punto i due strumenti con una linea di segnale di tipo elettrico. Chiudiamo il loop con la valvola di controllo. Qui abbiamo la possibilità di scegliere una serie di attuatori. Piazziamo il pallino che contiene l'item e andiamo a dare una sigla a questo strumento. Sarà un LV, valvola di livello. Anche in questo caso l'ubicazione viene presa automaticamente e anche in questo caso posso attingere la mia base dati per qualificare il mio oggetto. È una valvola della Siemens. Oltre ai campi predefiniti esistono una serie di campi a disposizione, si chiamano campi personalizzabili. Colleghiamo con una linea di tipo pneumatico. A questo punto, una volta terminata la mia linea, il loop è completo. Fino ad ora abbiamo modificato graficamente lo schema, ma solamente con il comando estrazione dati che il database viene effettivamente aggiornato. I dati a questo punto saranno disponibili anche agli altri prodotti, piping e instrumentation. Le tabelle vengono aggiornate automaticamente e con il comando elenchi progetto è possibile tirare fuori i dati delle tabelle all'interno di un foglio Excel. Qui scelgo il modello elenco, il disegno che voglio andare a distintare e clicco su genere elenco. Viene generato un foglio Excel con una struttura tabellare che io mi sono precedentemente configurato. La configurazione di questa tabella avviene attraverso la finestra gestione modelli elenchi. All'interno di questa finestra è possibile creare un nuovo modello elenco e selezionare i campi che si vogliono distintare, indicando per ognuno l'intestazione e l'ordine. Vedremo ora le caratteristiche avanzate del modulo ESAPRO Instrumentation, che consente di generare datasheet di apparecchiature e strumenti inseriti all'interno di un disegno P&I. ESAPRO Instrumentation è un'interfaccia dati che rappresenta gli item di progetto all'interno di una struttura gerarchica e consente di andare a modificare i dati. Andiamo ad aprire una pompa. E all'interno della griglia dataset andiamo a ispezionare i dati. Vediamo che alcuni campi sono grigi e sono i campi non editabili dall'ambiente instrumentation. Altri campi invece sono verdi e sono quelli effettivamente modificabili anche da questo ambiente. Altri ancora sono campi azzurri e sono campi che esistono solamente in instrumentation.
Adesso andiamo a modificare alcuni campi in condivisione con P&I, quindi modifico il modello di pompa e alcune caratteristiche tecniche, potenza, numero di giri al minuto, e aggiungo anche dati che non erano stati specificati come la classe di isolamento. Per andare a completare il datasheet può essere utile andare ad aggiungere anche le dimensioni. Questo è un campo che non esisteva in P&I e che abbiamo aggiunto qui ed è mappato con una corrispondente cella all'interno del datasheet. Una volta completati i dati siamo pronti a generare il nostro datasheet. Qui andiamo ad assegnare un nome al nostro file Excel. In questo caso assegniamo lo stesso nome della nostra pompa e un indice di revisione. Qui andiamo a selezionare il template. Il template è un normalissimo foglio Excel che serve da impaginazione, da layout grafico al datasheet. Qualsiasi foglio Excel, anche dell'utente, può essere trasformato in un datasheet intelligente. Qui andiamo ad associare l'item al foglio Excel e siamo pronti a fare la pubblicazione. La pubblicazione è l'unione tra i dati del database e il template che abbiamo selezionato. Viene lanciata una macro Excel e questo è il risultato finale. Un foglio Excel compilato automaticamente dal software dove le celle modificate sono evidenziate in giallo. Alcune celle possono anche essere completate a mano, quindi io posso andare anche a scrivere fisicamente sul mio foglio Excel, in questo caso è una semplice cella di testo, mentre altre celle che portano dei nomi predefiniti vengono compilate automaticamente dal software. Salvo il documento e chiudo. Vediamo cosa succede ora al mio datasheet quando vado a modificare i dati dal database. Apro la mia pompa e vado a cambiare il valore del campo corrente da 16 a 20 A. Questi dati possono anche essere modificati attraverso un foglio Excel, quindi io potrei esportare tutta la mia griglia come foglio Excel e poi andarla a reimportare. Per modifiche di grosso conto è certamente uno strumento molto utile. Rilancio il comando pubblica e vado a vedere la mia cella. A questo punto mi trovo il dato aggiornato. Terminato il mio lavoro in Instrumentation, passiamo ora ad Esapro P&I e vediamo cosa è successo. Apriamo lo schema. Appare una notifica che vi evidenzia il fatto che la pompa è stata modificata da Instrumentation. Questo è l'item oggetto della modifica. Se andiamo a zoomare nella tabella dati, vediamo che effettivamente i dati della pompa sono stati aggiornati correttamente. Facendo doppio clic possiamo verificare che anche il datasheet è stato collegato all'item P&I e cliccando sul bottone datasheet posso aprire in consultazione il documento Excel. Solamente in lettura ovviamente. Andiamo a modificare un dato, quindi in questo caso modifico la classe di isolamento da IP5 diventa IP6. Okay. E lancio il comando estrazione dati. Con questo comando sto aggiornando un'altra volta il database di progetto in modo che quello che ho fatto nel P&I venga visto a sua volta dal pacchetto Instrumentation. Una volta terminata la sincronizzazione ritorneremo in Instrumentation e vedremo cosa è successo al mio datasheet. Apro la pompa rilancio la pubblicazione del datasheet e questo è il mio foglio Excel aggiornato. Effettivamente la classe di isolamento è diventata IP6. Quindi se io modifico i dati da Instrumentation vengono aggiornati in P&I e se modifico i dati da P&I vengono aggiornati in Esapro Instrumentation.